Allora, come da promesso, eccovi qui il video della classifica finale della Serie A. Io faccio questa premessa perché è giusto farla. Ho visto molti video di molti youtuber a tema calcistico che hanno fatto questo format ideato da Seacolf. Tendo subito a dire nella intro che ci saranno, siccome una guerra nei commenti, ci sarà gente che non la pensa come me, è un mio parere. Mi potrò sbagliare, potrò dire la verità, quindi prendete a leggere questi video. Ho visto tanti commenti comunque offensivi, dislike, a valanga, solo perché magari la squadra che non ti fate voi non l'ho messa al primo posto. Del resto, io chi sono per dire che una squadra arriva primo o secondo? Do solo il mio parere, anche in base a quello che è il vero calciomercato, perché ricordiamoci che comunque mancano 15 giorni, potrebbero cambiarsi gli equilibri. C'è molta difficoltà nel fare la classifica, soprattutto secondo me anche nelle ultime posizioni, perché è difficile valutare se le nuove subentrate in Serie A, quelle le neopromosse, possono arrivare a salvarsi oppure no. La mia classifica finale dice che all'ultima posizione, partiamo dall'ultima, c'è il Crotone. E il Crotone che secondo me non ha fatto un mercato all'altezza. L'anno scorso ha fatto una salvezza disperata e quest'anno secondo me sarà molto più dura, perché non ci sarà, a mio avviso, un Empoli della situazione, una squadra che ti farà così pochi punti, che stenterà in quella fase offensiva, perché l'Empoli nelle ultime giornate ha regalato la promozione al Crotone, quindi niente possa togliere al Crotone. Mandragora, un ottimo centrocampista che sarà titolare a quel centrocampo, però non mi convince molto a livello di squadra. Secondo me ci sarà una lotta tra 19esimo, 18esimo, 17esimo e 16esimo posto. Ci sarà una guerra tra queste ultime quattro squadre, di cui alla fine due si salvano e due no. Allora, perché 19esimo il Benevento? Ha una formazione interessante, D'Alessandro, Cataldi, Coda, che farà i suoi gol, però non la vedo molto messa bene a livello difensivo. Prevedo problemi perché non vedo a centrocampo anche quella fluidità. Cataldi te la può dare sicuramente, stenterà comunque da una promossa come del resto Spal e Verona. E andiamo a parlare invece della 18esima posizione, dove vedo il Chievo. Ragazzi, il Chievo non retrocede mai, non retrocederà, però secondo me a livello di acquisti ha fatto pena, ha preso Pucciarelli. Fine. Non ha preso altro, non ha preso nessun altro giocatore. La formazione di base c'è, ha dato via Izco. Rimasti gli stessi, e secondo me, proprio per questo, potrebbe esserci una novità, perché del resto una squadra, la squadra di Verona, secondo me, scende. Quindi ho voluto mettere il Chievo. È una mia scommessa, non è detto, però in base al mercato che hanno fatto fino ad oggi, non so se stanno trattando chissà che cosa, hanno preso Gaudino dal Bayern Monaco, ma non vedo niente di meglio. Poi mi sbaglierò io, però voglio sperare di portare avanti questa cosa. Poi si salverà sicuramente. 17esimo posto, la Spal, perché io ci spero tanto. Centrocampista, Viviani, Rizzo, Grassi, hanno insomma centrocampisti validi, ottimi. Io credo in Meret, credo in Okonomo, insomma i difensori che hanno preso. L'attacco Paloschi può guidare la Spal alla salvezza, sarebbe una favola straordinaria vedere la Spal che dopo una doppia promozione come il Benevento resta in Serie A. Io ci spero, vediamo come renderà sul campo. Alla 16esima posizione invece ci metto il Verona. Ci metto il Verona perché anche questa squadra molti la danno molto più avanti, come aveva fatto il resto quando era salita in A, che aveva fatto molto molto bene, è arrivata tipo 12esima, 11esima. Quindi dico che il Verona questa invece sta, perché tutto sommato non ha un centrocampo che ti fa impazzire. La difesa comunque non è anche quella troppo eccezionale, però lì davanti hanno i giocatori che alla fine te la buttano dentro. Secondo me tra Verde, Pazzini e Cerci comunque hanno quella qualità, quell'esperienza in più che magari altre squadre non hanno. Quindi per questo non sarà una salvezza semplicissima, ma ce la possono fare. Ecco, qui dalla 15esima alla 12esima posizione io le squadre ho avuto molta difficoltà nel saperle inserire. 15esimo posto metto il Bologna. Ricordiamoci il giro di ritorno scandaloso che ha fatto, perché l'aveva perse quasi tutte. Secondo me peggio di così non può fare, e può ripartire comunque da un campionato dove devono aver capito gli errori e possono sistemarsi meglio, magari anche meno infortuni, con Creci destro che deve sbloccarsi, perché l'anno scorso ha fatto pena, quest'anno al fantacalcio sarebbe una delusione se non riesce a fare nemmeno una decina di gol. A mio parere la squadra può girare e lo vedo messo lì. Al 14esimo ci metto il Cagliari, più o meno alla stessa formazione, anche lei ha cambiato poco, a Cragno e Andreoli in più, però è sempre la stessa squadra, sempre il Saucio, Pedro, Borriello, che se continua anche lui a fare gol sarebbe una garanzia. Una squadra che secondo me riuscirà a trovare un equilibrio, e secondo me la salvezza sarà un problema tranquillo, perché il gioco l'ho espresso, deve soltanto imparare la fase difensiva, perché era un colabrodo l'anno scorso, e vediamo se con questi acquisti, comunque non tanti, riuscirà a sistemare le cose. Il Sassuolo lo metto 13esimo, perché ragazzi l'anno scorso avrà anche perso Di Francesco, ma non ha più l'Europa, che ha pregiudicato gran parte dell'inizio della stagione. I giocatori sono tutto sommato gli stessi. Il Sassuolo ha il gioco, è stata una squadra sfortunata in quasi tutte le partite, perché certe volte non riusciva ad arrivare in fondo. Mi ricordo la partita Sampdoria-Sassuolo, dove lì mancava l'attenzione, ma quella era dovuta più a una stanchezza fisica, dove stai in vantaggio 2-0 e ti fai prendere 3 gol negli ultimi minuti. Mi ricordo quella partita con Quagliarella e Muriel. Quella è una classica partita che ti faceva vedere il Sassuolo che gioco aveva, ma come poco capacità di rendere fino in fondo, per questa stanchezza dell'Europa League gli ha fatto perdere un sacco di punti. E poi altra cosa, perché una squadra quando va via l'allenatore dovrebbe crollare l'anno dopo? Vi ricordate l'Empoli? Andò via Sarri, sembrava fosse crollato il mondo, erano rimasti quasi tutti i giocatori, con Giampaolo aveva fatto addirittura
meglio. Si può fare questo paragone, si può fare perché i giocatori sono quasi gli stessi. Addirittura in questo momento c'è sempre Falcinelli, un attaccante che al Crotone ha fatto tanti gol, e perché no? Dodicesima posizione invece l'Udinese, bella tranquilla come sempre. Undicesima e decima posizione le squadre di Genoa. Prima metto il Genoa di La Padula, e a decima posizione metto comunque una squadra che più o meno, se andrà via Scicca, prenderà comunque Vietto da Atletico Madrid, quindi le riserve ce l'ha, è messa bene in difesa, ha perso Skriniar, vabbè, centrocampo è sempre quello dell'anno scorso, la qualità ce l'aveva, e quindi queste squadre di Genoa secondo me non ci sarà Europa per loro. L'Atalanta nona, perché avrà l'Europa League, avrà lo stesso problema del Sassuolo, anche se tutto sommato, avendo venduto Conti e Kessié e altri giocatori, ha fatto una marea di acquisti. Bisogna soltanto vedere come rendono con Castagne, Ilicic, il Papu Gomez che ha rinnovato, quindi si metterà al centro della squadra. Non arriverà molto più in giù perché comunque ce l'ha la squadra, speriamo possa andare più avanti in Europa League. Indubbiamente la stancherà, e come. Ottava posizione la Fiorentina, non mi sento di spingerla oltre, anche se ha preso Benassi e comunque sta continuando con gli acquisti e inserì con Chiesa lì davanti, Saponara, non sono grandi giocatori perché comunque hai smantellato di tutto e di più, Gonzalo, Borja Valero, Vesino. Non sarà semplice ora risistemare la squadra avendo fatto tutte queste cessioni. Ecco perché al settimo posto ci metto il Torino, una squadra che ha sì venduto Benassi, però Baselli se da via qua prenderà Don San, insomma ci faranno gioco a rime, ha sempre Belotti, Iago Falche, Iaic, ha mantenuto quelli che doveva mantenere più o meno, non avrà Arti in porta, sembra che ha Sirico se non sbaglio, ora non vorrei dire una boiata, e la difesa più o meno è quella, può provare ad arrivare in quella zona Europa, dove al sesto posto metto la Lazio perché comunque quest'anno è arrivata quinta all'Europa League, cosa che non aveva l'anno scorso. Non è una posizione brutta, però comunque la Lazio vista in Supercoppa può lasciar ben sperare. Bisogna vedere se è continua, se Keita e questo De Vrij comunque è vicino al rinnovo, se resta. Però la sesta posizione secondo me sarebbe anche la Lazio un ottimo traguardo, non per svalorizzare, ma perché ci sono tante altre squadre davanti che possono fare meglio. Quinto posto, ora cominceranno i casini per i tifosi. Metto l'Inter fermi. L'Inter non è in Europa. Già fare un salto di qualità con Spalletti, un allenatore che comunque farà bene sicuramente, già arrivare quinti è andare avanti, fare un passo in avanti e andare in Europa League, passare dal niente all'Europa League al quinto posto, e neanche sarebbe un brutto piazzamento per l'Europa League rispetto al sesto, è comunque un passo in avanti, secondo me netto. L'Inter ha i giocatori, ha la rosa, ha tanti giocatori che vanno fatti girare bene, però ripeto, ha cambiato tanto a centrocampo, non sarà semplice inserire dal primo minuto secondo me Borja Valero e Vesino, aspettiamo per dire se può arrivare in Champions o no, perché comunque abbiamo davanti squadre come, ora ve le dirò come le sistemerò, Napoli, Juventus, Milan e Roma, che secondo me hanno una rosa più pronta, o almeno con calma. Quarto posto, Milan. Il Milan ha operato tanto. Se non va in Champions, secondo me è un fallimento rispetto all'altra milanese. Ha comprato in tutti i reparti tutti i giocatori. Ha mantenuto Donnarumma e quello è un acquisto, perché a gennaio non abbiamo parlato di altro. In difesa ha preso gli esterni, i centrali, di sinistra, di destra, centrocampo, un regista, un interdittore, un esterno, una punta. Ne manca ancora un'altra. Insomma, ha preso di tutto e di più. Certo, bisogna farli girare all'Europa League. Stancherà anche quella. Comunque, giocatori come Bunce e Bia, se trovi il modo di farli girare, tu, Montella, magari con il tuo modulo, il 3-5-2, il Milan quarto posto ci può arrivare, perché comunque anche una buona dose di riserve, bisogna vedere anche gli acquisti come arriveranno, però ottimi nomi, basta non vendere troppo, perché se vendi troppo giustamente non hai tante riserve. Questo Milan secondo me molti lo danno fuori dall'Europa League, ma io in Champions ce lo voglio mettere assolutamente. Terzo posto la Roma, non la voglio mettere più su perché comunque ha dato delle cessioni importanti, anche se le ha sapute secondo me sostituire benissimo. Il terzino destro ha perso sì Szczęsny, c'ha Allison, a sinistra ha preso Kolarov, in difesa hai preso Hector Moreno, comunque a centrocampo ti sei preso Pellegrini, sono sempre rimasti De Rossi, Nainggolan e Strootman, perché Nainggolan e Strootman stanno parlando in tutte le lingue, chissà dove possono andare. Hai preso De Frel, che secondo me può essere un investimento forse pagato troppo, però vediamo. La Roma ha una rosa, ha comunque un allenatore che sarà un esperimento, però in Champions secondo me ci può rimanere. Devo dire che la Roma scenderà secondo me dalla seconda alla terza posizione, anche perché quest'anno, a differenza dell'anno scorso, ha la Champions e a livello mentale ti gioca molto di più, quindi vediamo se da magari da terza può arrivare quarta. Fatto sta che le prime quattro vanno in Champions dirette. Seconda posizione ci metto la Juventus. Calmi ragazzi, calmi, non ci scanniamo, quindi alla prima il Napoli, calmi. Io non ho niente contro la Juventus, sono anche juventino, quindi perché dovrei andarmi contro? Dico che la Juventus viene da 6 scudetti consecutivi, non è che ha la pancia piena, però deve cambiare tanto. Questo non vuol dire che sarà un fallimento in Champions, che sarà un fallimento in Coppa Italia. La Juventus in questo momento sta rodando una nuova formazione, vediamo come arriverà. Fatto sta che quella vista in Supercoppa è una Juve brutta, una Juve macchinosa, e ci sono tanti acquisti. Non è un anno di transizione, perché arrivare seconde ragazzi, transizione dopo 6 scudetti di fila, lì che stiamo
parlare. È una Juventus che comunque senza quel difensore centrale che ancora non sta arrivando, perché il 16 agosto io dubito possa arrivare un Thiago Silva, avrà dei problemi a gestire. Il giro palla non è fluido come l'anno scorso, perché Bonucci alla fine ti cambia. A centrocampo bisogna vedere questo Khedira quanto ti rende. L'anno scorso ti ha durato tutto l'anno. Matuidi servirà a rendere meglio nella Juventus? Non lo so. Douglas Costa, anche lì vediamo, sarà veloce quanto ti pare, ma in Serie A non è come nella Bundesliga che c'hai i campi aperti e puoi andare in contropiede. Sarà magari bravo nel dribbling, ma non è uno che comunque te la butta dentro spesso. Potrebbe essere bravo negli assist, nel dribbling uno contro uno, cosa che avevamo anche Quadrado. Però al primo posto io ci vedo il Napoli. Perché vedo il Napoli? Perché ha un gioco e ha avuto una preparazione che ha fatto vedere quanto puntano sulla qualità. Sarà un anno intenso. L'unica cosa che non mi convince del Napoli è la difesa, è rimasta la stessa. Quindi io non è che sto esaltando il Napoli e dico di montarsi la testa. Il Napoli deve avere la continuità che ha avuto nel girone di ritorno. Tocca anche dire che il Napoli è diventato continuo quando ha mollato la Champions, quindi non aveva impegni in campionato, non ne ha steccata una tutte di fila. Ha fatto una rimonta che se il campionato durava altre 2-3 giornate poteva chiuderlo primo e superare la Juventus, perché la Juventus è arrivata col fiatone alla fine. Anche la Roma insomma duellavano. Quindi Sarri è una squadra che il centrocampo sono gli stessi, ha preso Yuna e comunque Mario Rui, che sono degli innesti che rispetto a Strinic, magari non avere una riserva di Caleon, possono servire perché ti vanno a coprire quel ruolo, possono girare bene. Tutto sta nel Napoli nel saper trovare la giusta quadratura. Non hanno molte riserve, però il gioco è quello che è. Andranno in difficoltà sicuramente contro le piccole, perché il Napoli è un gioco che comunque quando vai sotto rischi. Se il Napoli va avanti è una squadra che raramente riesci a rimontarla. Io ho dato il mio parere, ragazzi. Poi pensatela come vi pare nei commenti. Scrivetemi anche voi nella vostra lista delle 20 squadre della Serie A. E niente, qui ci salutiamo. Mi sono dilungato troppo, però era giusto farvi sapere il mio pensiero su queste squadre. E niente, io qui vi saluto. Fatemi comunque vedere con un commento se siete anche voi d'accordo. Non vi scannate nei commenti, per l'amor del cielo. Io dico soltanto la mia. Non è che se lo dico io si mettono lì, la Serie A mi ascolta e decidono di fare questa classifica solo perché ha detto Arwi. Non sono il padre eterno. Quindi io vi saluto e vi mando in pace a questo punto. Bella, ragazzi.